Amici sportivi, buon pomeriggio da parte di Sebastiano Borzellino e Silvio Di Liberto. Mercoledì 1 novembre, giorno di festa, giorno di calcio giocato. Tante le squadre siciliane in campo, ma tutti gli occhi e le attenzioni sono puntate sullo stadio Valentino Mazzola, teatro dell'attesissimo e sentitissimo derby tra San Cataldese e Gela. Gli ingredienti per una grande partita ci sono tutti, una grande cornice di pubblico, due squadre separate da un solo punto che occupano la parte nobile della classifica, due tecnici preparati come Marcenò e Romano, la classe e i gol di Dorato e Alma da una parte, di Ficarotta, Sicurella dall'altra, tutto questo e molto altro è San Cataldese e Gela. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti. Andiamo a dare lettura delle formazioni scelte da mister Rosario Marcenò e Pippo Romano. Partiamo dal Gela, che schiera Biondi, Raimondi, Bruno, Cuomo, Moi, Campanaro, Lavardera, Cosenza. In attacco Dorato, Alma, Iannizzotto, un po' a sorpresa rimane fuori Tommaso Bonanno, il capocannoniere del Gela con i 5 gol. Marcenò invece recupera Serenari tra i pali, va in panchina Dolenti. La formazione titolare: Serenari, Tosto, Fragapane, Calabrese, Di Marco, Zappalà, Bruno Sciacca, Ouattara, Ficarrotta e Sicurella. In panchina per Marcenò vanno Letizia, Carrozzo, Alba, Costanzo, Sessa, Pignatone, Raimondi, Contino e Bello. Invece per quanto riguarda il Gela, Cascione, Brugaletta, Chidichimo, De Luca, Marinali, Cataldi, come detto prima Bonanno, Trombino e Roccella. Nella San Cataldese esordio quindi dal primo minuto per Fabio Sciacca, preferito a Sessa, in attacco Ouattara, preferito a Maniscalchi e Contino. Arbitra la partita il signor Costin Spataru della sezione di Siena. Coadiuvato ai signori Stefano Baldissin di Novi Ligure e di Matteo Gavazza della sezione di Chiavari. Si parte, è cominciato quindi il derby tra San Cataldese e Gela. Buon derby a tutti! Lancio diventa un tiro, attenzione! Serenari è costretto a metterla in angolo. Il lancio di Davide Moi, che è diventato quasi un tiro, che aveva sorpreso Serenari. Rientra, può armare il cross, lo fa partire Ouattara, arriva Ficarotta dall'altra parte, che manca la deviazione da pochi passi. C'è però segnalazione di fuorigioco. Bruno recupera il pallone, trasforma l'azione difensiva in offensiva, l'accelerazione di Bruno che poi prova a trovare Sicurella, non arriva il pallone. Bruno allora prova il tiro improvviso che si abbassa leggermente in ritardo, finisce alto. Ancora un'emozione di questo derby tra San Cataldese e Gela. Campanaro in aria, colpisce Sessa, attenzione Alma, si inserisce, entra in aria Alma, c'è il miracolo di Serenari che tiene a galla i suoi. Accelerazione improvvisa di Alma che si è presentata tu per tu. Serenari si è opposto col corpo, ancora Gela in avanti. 40 minuti sul cronometro, punizione per la San Cataldese dai 30 metri. Parte Ficarrotta, traiettoria alta che non impensierisce Cristian Biondi. Pallone viene raccolto da Sessa, verticalizza per Ouattara che prova a servire Bruno. Ancora Bruno, entra in aria, le finte, Bruno ancora, di tacco poi scarica su Ficarrotta. Sinistro giro e palla alta. San Cataldese vicinissima al gol al 43esimo minuto. Sinistro a giro, sempre pericoloso di Luca Ficarrotta. Zappalà, Fragapane, Ficarrotta anticipato. Finisce qui il primo tempo 0-0 quindi tra San Cataldese e Gela. Meglio la San Cataldese nel complesso, ma l'occasione più grande l'ha avuta Alma al 30esimo. Il Gela quindi ha avuto la migliore occasione. Finisce il primo tempo, ci risentiamo poi per i secondi 45 minuti di gioco. Si ricomincia, si riparte quindi dallo 0-0 del primo tempo tra San Cataldese e Gela. Dorato di testa, prova a distendersi il Gela, la velocità di Alma che accelera, va via Zappalà, Alma sul fondo, arriva il cross sul secondo palo, Cosenza tu per tu, Serenari ancora, un grande intervento a negare il vantaggio al Gela, neanche 40 secondi sul cronometro, secondo grande intervento di Daniel Serenari. Dorato in possesso palla, il tocco corto per Cosenza che prova ad inserirsi, non è finita l'azione, l'apertura per Iannizzotto. Ancora Iannizzotto, prova il destro a giro, pallone fuori d'un soffio. Alma dentro per Cosenza, Dorato prova a chiudergli il triangolo, Di Marco chiude, attenzione Alma al limite, palla dentro per Iannizzotto, posizione regolare e al Gela a un passo dal gol, intervento decisivo di Totò Di Marco che al 24esimo va a negare la gioia del gol.
a Giuliano Alma, che già pregustava la deviazione vincente, intervento decisivo che vale quanto e più di un gol da parte di Capitan Di Marco, che salva quindi la San Cataldese. Lotta Bruno, tiene vivo il possesso verde amaranto, Ficarrotta punta a Moi, lo supera, Ficarrotta a sinistro e il pallone che scheggia la traversa. San Cataldese a un passo dal vantaggio al 27esimo minuto, pallone alto, sinistro improvviso di Luca Ficarrotta. Ficarrotta la sponda per Alba, chiude il triangolo, Ficarrotta a giro, si oppone Biondi con i pugni, lampo improvviso ancora una volta della San Cataldese, ancora una volta tanto per cambiare di Luca Ficarrotta. Sempre Ficarrotta sul pallone, parte il suo tiro e si oppone Biondi con i pugni, si rinnova il duello e ancora la meglio il portiere gelese. Chidichimo legge bene la traiettoria, intercetta, finisce qui questo derby tra San Cataldese e Gela, pari e patta tra le due nissene, finisce 0-0, quindi risultato sostanzialmente giusto per quanto visto in campo. Occasione da gol da una parte e dall'altra, forse qualche occasione pericolosa in più per il Gela, alla fine però il risultato di parità, lo ricordiamo, è giusto, 0-0 in questo derby tra San Cataldese e Gela. Da Sebastiano Borzellino e Silvio Di Liberto è tutto. Mister, come giudica questo pareggio? Forse ai punti, per le occasioni che avete avuto, forse meritava qualcosina in più il Gela? Le occasioni più importanti sicuramente le abbiamo avute noi, perché ci siamo trovati almeno 3 volte a tu per tu col portiere, abbiamo sbagliato. Però devo dire che il primo tempo abbiamo un po' sofferto il gioco loro e noi eravamo troppo bassi. Però anche soffrendo il gioco loro, il possesso palla loro, credo che anche nel primo tempo l'occasione più importante l'abbiamo avuta noi con Alma, e poi invece la ripresa abbiamo avuto più possesso noi, abbiamo fatto 20-25 minuti bene bene bene, dove abbiamo creato 2-3 situazioni per passare in vantaggio. È un buon punto, c'è un po' di rammarico come sempre, perché quando si effettuano queste prestazioni bisogna, specialmente fuori casa quando hai queste importanti situazioni di gol, devi far gol e devi essere cinico e determinato. Mister, dove può arrivare questo Gela? Noi l'abbiamo sempre detto che noi puntiamo ai quartieri alti della classifica, per adesso stiamo continuando a fare risultati importanti, oggi ripeto ancora una volta non era facile in un derby contro una squadra organizzata e che ci ha pressato e ci ha messo in difficoltà, sapevamo che era una gara complicata, però alla fine, come ho detto prima, c'è tanto rammarico perché poi potevamo sicuramente vincerli. Serenari alla fine migliore in campo della San Cataldese, 2 interventi decisivi per salvare il risultato, uno su Alma, l'altro su Cosenza. Ho dato quello che potevo alla squadra, il mister mi ha messo in campo e ho dato il mio contributo. E bisogna farsi trovare sempre pronti, ho scontato queste 3 squalifiche, devo ringraziare il mio compagno Dolenti, che giustamente facciamo un grande gruppo insieme a Peppe Letizia e all'allenatore, e che ci fa lavorare abbastanza bene in settimana per farci stare al meglio la domenica. Capitan Di Marco, un intervento difensivo importante quanto e forse anche più di un gol? Sì, no, vabbè, diciamo che abbiamo giocato un'ottima squadra dove che io ho fatto un buon intervento. Giuliano si è buttato sulla palla, io mi sono buttato pure, tra cui ci ho lasciato pure una gamba, però diciamo che sì, si è salvato il risultato. Per noi, per me, penso sia stato un ottimo punto, con un'ottima squadra. Come stai appunto dopo questo intervento? Ma ho preso una botta alla tibia, ora ce l'ho un po' gonfia, vediamo un po' domani di fare un po' di terapia per recuperare prima possibile per domenica, che abbiamo un'altra battaglia fuori casa. Mister, le faccio la stessa domanda che ho fatto al collega Romano, come giudica questo pareggio? Ma oggi è stata una partita, innanzitutto secondo me condizionata dal fatto di giocare dopo 2 giorni, vuoi non vuoi le squadre ne hanno risentito. Sicuramente una partita in cui si sono incontrate 2 squadre che si sono rispettate, che entrambe avevano paura di perdere, ma allo stesso tempo hanno provato a vincere. Alla fine ci sono state occasioni da una parte per quanto riguarda il Gela, abbiamo avuto 3 occasioni anche noi con Ficarrotta, alla fine penso che il risultato sia quello più giusto. Mister, alla fine però è sembrato che avevate più benzina voi sulle gambe.
Ma c'è stato un inizio di secondo tempo in cui siamo andati un pochettino in difficoltà, abbiamo perso un po' le distanze e Gela ci ha creato qualche pericolo in più. Poi magari alla fine ha prevalso la voglia, il sostegno del pubblico di cercare di andare alla vittoria. Ci abbiamo provato, però alla fine uno bisogna riconoscere anche i meriti dell'avversario. Oggi a San Cataldo veniva una grande squadra e così si è dimostrata. E alla fine se è uscito un pareggio, la Sangatese se lo prende e se lo mette in zaccoccio. Il Tour de Force non è finito, domenica altro impegno ravvicinato, si va a giocare in casa del Gelbison. Siamo stati sfortunati perché ci sono capitate due trasferte consecutive, una in Calabria e ora andiamo in Campania. Sicuramente non sarà facile perché incontriamo una squadra in salute, in più ci mettiamo tutte le scorie e le energie che abbiamo perso in queste due gare. Però dobbiamo essere bravi, da domani subito ripartire, mettere da parte questa gara e subito concentrarci su Gelbison, che sappiamo che andremo a trovare una squadra in piena salute che ci metterà tantissimo in difficoltà.